sono molto, ci sono queste vicende personali, cioè questi rapporti umani e anche che sono legati a sentimenti, non ci sono stati dei calcoli, come sapete, non ci sono state delle convenienze. Se avessimo fatto dei calcoli avremmo organizzato le cose diversamente, come qualcuno in modo malevolo ha detto. No, quando ci sono sentimenti forti, e probabilmente succede anche che alcune volte, come nelle famiglie, come tutte le famiglie, ci siano anche, diciamo, delle situazioni che vengono equivocate. Quindi ci sono state nel passato. Io voglio ringraziare, voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutti quelli che avevano, a partire da Iole, che è stata proprio quella che nei primi anni, in tutti gli anni mi ha supportato, diciamo, in questo progetto che avevamo in mente per la Calabria, e oggi parla di squadra, fa bene, fa benissimo. E tutti quelli, dai dirigenti nazionali, da Tajani, da Gasparri, da tutti gli altri, a partire da Berlusconi, che ringrazio immensamente per la vicinanza che mi ha espresso in tutti i momenti, in tutte le settimane. Anche qualche giorno fa l'ho risentito. Io sono abituato a ringraziare, perché poi quando uno non raggiunge un obiettivo, tante volte vengono al comune dei cittadini che mi chiedono delle cose, anche ovviamente per la città. E poi quando non si riesce a farlo, gli dico: guarda, ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta, ma non ci siamo riusciti. Quindi io sono abituato a ringraziare, perché in ogni caso questo lavoro e questo impegno è stato vero, ecco, questo. E con Iola abbiamo condiviso dei progetti, sia per la Calabria, abbiamo portato in giro delle idee, tutta la Calabria sono idee, e qui mi sono trovato davanti a questo bivio. E ho scelto sempre di stare da questa parte, non dalla parte della convenienza. Davanti a situazioni come quelle che abbiamo in Calabria, davanti ai giovani che partono, davanti alla situazione che abbiamo, per esempio, dei rifiuti, che viene reiterata in questi anni, ho visto dopo 5 anni di governo, quando mi ero offerto l'altra volta con un livello di suggerire, diciamo, delle strategie. Ancora adesso ci troviamo, dopo aver fatto la raccolta differenziata, per esempio a Cosenza, ma in tutte le altre città capoluogo della Calabria, a non sapere dove conferire i rifiuti. Pensate che in una regione come la nostra, che ha meno di 2 milioni di abitanti, con città che sono medie, dove si può fare benissimo, si può praticare la raccolta differenziata e quindi ridurre la percentuale di residuo che poi deve andare nelle discariche, oggi non riusciamo ad organizzare il ciclo in un modo giusto, in un modo virtuoso. Questi ragazzi che vanno via, la sanità che è allo sbando, e qui mi sono trovato davanti a questo bivio. Se davanti ad una scelta da fare, se la scelta giusta fosse quella di cavalcare i personalismi, gli egoismi personali, anche il successo personale, magari uno che poteva in qualche modo inseguire, oppure far parte in modo disinteressato, vuol dire senza ricoprire incarichi di governo, senza spartirsi nulla, di un progetto, di una squadra, come dicevo. Io penso che, ecco, in Calabria dobbiamo soprattutto fare questo. Quindi mi è piaciuta molto questa impostazione. Dobbiamo svelenire il clima anche fra la classe dirigente, perché le persone adesso guardano a questi problemi. Fa bene Iole, diciamo, a seguire questa impostazione nella sua campagna elettorale, e vogliono la soluzione dei problemi, non vogliono le faide, non vogliono le lotte personali, non vogliono la gestione del potere. Qui si tratta di gestire i problemi dei calabresi, e non solo di gestirli i problemi, ma di pensare ad un progetto complessivo, condiviso, perché in Calabria, guardate, se si gestiscono solo i problemi non c'è una crescita vera. Ecco, noi dobbiamo, su questo è d'accordo con me, perché abbiamo seguito insieme questo progetto per tanti anni, ha visto che c'è questa idea, diciamo, degli investimenti innovativi, creativi, che bisogna guardare alla Calabria come un luogo dove ci sono tantissime risorse, ma che queste risorse vanno valorizzate in modo creativo e innovativo. Quindi, no, con questo orientamento abbiamo visto con Iole quali erano tutte le questioni che riguardavano una prospettiva diversa di questa svolta ecologica, che diventa anche una svolta produttiva per la Calabria, che può essere portata in tutti i settori produttivi, dalle energie rinnovabili all'agricoltura, alla filiera dell'ambiente e del turismo, cioè alle città che devono divenire sempre più città attrattive
a misura di uomo, città del benessere, della salute. Ecco, la Calabria può diventare tutto questo. Io adesso poi ho la... Ovviamente si soffermerà, come sta facendo in questi tempi, in questi giorni, ho visto che c'è un programma molto articolato e molto con contenuti importanti, però è critico che la Calabria può fare questo salto di qualità se non c'è questo individualismo. E in questo ho voluto dare questa indicazione precisa. Basta individualismo, basta, vuol dire, perseguire questi obiettivi così personali. Oggi dobbiamo fare squadra, dobbiamo parlare di queste problematiche, affrontarle con questa idea. La Calabria, si dice, lo diciamo sempre, è un bellissimo posto. Io oggi venivo da fuori, ieri sera sono tornato e trovavo, ho fatto due giorni nord Italia e trovavo delle situazioni che erano insostenibili da un punto di vista dei luoghi. Eppure, voglio dire, lì c'è un'economia che è molto più in qualche modo pervasiva, anche, diciamo, quindi dà la possibilità alle persone di vivere e di costruire il loro progetto di famiglia. Ecco, qui secondo me dobbiamo pensare a questa nuova idea, dobbiamo capire che non c'è più spazio per l'individualismo. E così dice la Calabria, un bellissimo posto, bellissimi posti, ma i posti bellissimi sono pure quelli dove le persone sono bellissime. Ecco, uno sta, anche quando guida un'auto, poi concludo, Francesca, grazie. Sì. Quando guidi un'auto sai che vai all'incrocio, devi trovare, devi avere la fiducia, perché devi trovare quello che dall'altra parte guida con prudenza e si ferma allo stop. Allora c'è questa fiducia, ecco, reciproca. Dobbiamo cercare di insistere su questo tema. Quindi io lo sto facendo bene, ho visto bellissima anche la canzone, me l'ha mandata, sono bellissima, bellissimo, bellissima Calabria, bellissimi posti, grazie, bellissime persone, bravissime. Grazie.